Nossa, nossa. Salinis Margherita di Savoia, campione d'Italia con giusto merito. Dopo il 3-1 in coda in gara 1, il 2-1 pure in coda in gara 2 a Chieti in un Pala Santa Filomena, invaso da tifosi e fiammate di caldo equatoriale. Il team di Bellarte prevale soprattutto nella ripresa. Protagonista, oltre qualche scorcio generoso di Letizia o Ersilia e poc'altro, tra i pali Ana Sestari, che ha tenuto in vita finché ha potuto le colleghe, alcune delle quali assai sottotono. Bene le pugliesi, aggressive, volitive, determinate, in smagliante forma atletica nonostante il bollente catino. Poco reattivo il Montesilvano, in grado di esprimersi alla Montesilvano soltanto in alcuni passaggi che hanno generato occasioni episodiche in assenza di continuità. Sofferenza nelle retrovie anche per una condizione fisica un po' precaria. Il Montesilvano, che abbiamo tante volte apprezzato, che aveva battuto a destinazione le Rosanero nella stagione regolare, quel Montesilvano marzoliano di molte battaglie vinte, non era riconoscibile in una finale che richiedeva altra performance dalla Gaiardo e compagne. Appunto, una conclusione in vista dello scudetto esige sempre il massimo con costanza estrema, troppi errori elementari, troppa fregola deleteria, contate le opportunità clamorose e tardivo lo scatto della rimonta. Peccato, peccato davvero, tanto più per i tifosi abruzzesi che hanno riposto fiducia in una squadra che aveva tutte le potenzialità per farcela. Tant'è. Finale in archivio, molte cose cambieranno, Marzoli allenerà la Tombesi Ortona, la sua ex squadra ha un posto vacante, alcuni atleti andranno altrove, ma il Montesilvano regalerà altre pagine alla sua storia semplicemente gloriosa di anni e anni. Del resto, Supercoppa vinta a parte quest'anno, arrivare fino in fondo in finale tricolore è già di per sé un risultato, non va dimenticato, di assoluto prestigio. Brave comunque ragazze, ci manca.